Ciao a tutti, oggi proviamo questo M2 AU650B. Una cassetta small, o anche una large, si infila così. Siete con della grafica questa. Titolo che lampeggia, questo c'è un titolo con un movimento, se prendiamo una cosa più significativa, allora è arancio, torno in testa la cassetta. Vabbè, va bene appunto qualsiasi. Play. Stop. Play. Questa è la finestra del tempo che adesso vado a staccare. Sotto qui c'è il display che segna 583, che è il contaore. Dopo comunque faccio un'inquadratura più ravvicinata di questo. Lettura pulita, avanzo. La lettura in play è pulita. Adesso facciamo il filtro edit. Facciamo un punto di qua. Facciamo un filtro. Inserto il canale 1, poi via. Si accenderà REC? Ah no, edit giustamente, perché è un preview. Piano, un altro veloce, indietro,
Ecco il display, magari se mettiamo a fuoco meglio. C'è un adesivo del maintenance fatto al centro assistenza. Il mio centro assistenza è sempre Matteo, che ringrazio e saluto. Tepran 227. Non saprei che dire. Meccanicamente è a posto. L'edit l'abbiamo fatto, l'audio l'avete sentito. Ecco, la lettura in slow-mo potrebbe non essere perfetta. Play. Non so bene fotogramma per fotogramma va bene. Ecco, ecco qui. La lettura in slow è difettosa. Per via. Le testine esaurite di lettura slow. Ovviamente andando in play il problema non c'è più. Voglio riprovare in slow. Infatti me l'ha detto Matteo, la lettura slow-mo non ci provare neanche, e infatti è vero. Indietro tutto, avanti. Per il resto è decisamente interessante, se avete le cassette da riversare è perfetto. È un 650B. Vuoi che dire? Spengo. Ricarica il nastro naturalmente. La macchina è bella, la faccio vedere anche dietro possibilmente. Ok, per qualsiasi domanda scrivetemi.